2012. Buonasera a tutti. Come forse avrete intuito, questa è una serata difficile, almeno per me. Perché, per chi ancora non lo sapesse, vi dobbiamo dare una triste notizia. Intanto, buonasera Elia, come stai? Bene, grazie. Bene, bene. Allora, io erano 6-7 giorni che tentavo di scrivere a Silvano, ma non mi rispondeva. E già una volta lui era sparito e io scrissi direttamente a una persona sua conoscente, e poi l'altra volta andò bene, invece questa volta invece la notizia mi è arrivata in differita e niente, è passato a miglior vita, è passato nel regno di Dio, che lui sicuramente tanto aveva studiato e amato. Mi dispiace perché avevamo tanti discorsi aperti, è stato il mio grande maestro, è inutile, l'ho detto tante volte, uno dei miei grandi maestri. Ringrazio Dio di avermelo fatto conoscere. Tra parentesi, sono quelle conoscenze strane, se io dovessi spiegare, anzi mo, ti lascio la parola, poi racconto come l'ho conosciuto, insomma. Persona straordinaria, di una conoscenza infinita e comunque con un'umiltà straordinaria. E comunque ne parlerò dopo. Prego Elia. Ma io invece ho cercato di viverla come l'avrebbe vissuta lui, perché anch'io conosco Silvano da un sacco di anni, abbiamo passato anche delle giornate insieme proprio dal vivo, nel senso che lui è stato a casa mia in due delle circostanze, anche per una settimana, tutte le volte, quindi ho avuto modo di conoscerlo. Io stamattina pensavo, ma se dovessi ricordare Silvano, come lo ricorderò? Io lo ricordo come uno studioso, un grande studioso, come un uomo di fede, come un grandissimo insegnante, perché Silvano ha insegnato tanti anni materie completamente diverse, come un amico, ma poi mi piacerebbe approfondire queste cose, come un grande divulgatore, perché Silvano ha scritto dei libri, ha scritto un sacco di articoli e ci teneva tanto agli articoli, lui ci lavorava veramente tantissimo dietro gli articoli, ha fatto un casino di video insieme a me, insieme a te, insieme ad altri, poi un uomo dal grande impegno sociale, questo lo dobbiamo ricordare, un uomo dal grande impegno sociale, addirittura a 80 anni e anche oltre, andava ancora in missione in giro per il mondo, qualcosa che ad altre persone probabilmente avrebbe spaventato. Poi aveva fatto della disciplina la sua filosofia di vita, perché ricordiamo che Silvano era un uomo di fede e in quanto uomo di fede era un profondo conoscitore delle scritture, ma non una conoscenza pappagallesca, una conoscenza veramente profonda. Inoltre era un cattolico praticante, guai a Silvano non saltava mai la preghiera, né quella del mattino, né di mezzogiorno, né la sera, né il pomeriggio. Io mi ricordo che tante volte viaggiavamo in macchina, facevamo anche centinaia di chilometri, e proprio c'era una, si sospendeva qualsiasi discorso. A mezzogiorno, l'Angelus. Esatto, no, ma anche quando si viaggiava, a un certo punto si sospendeva qualsiasi discussione, argomento, perché parlavamo anche tanto, per dire le preghiere. Per lui era una cosa irrinunciabile. Poi lui, lo vorrei ricordare, Silvano aveva fatto voto di povertà. Forse tanti non lo sanno. Come era per il celibato laico.
lui era per l'apostolato laico sostanzialmente, e quindi aveva fatto anche la sua filosofia di vita era quella dell'obbedienza, che non è una cosa facile. Quindi ecco perché poi un uomo di grande disciplina, di grande controllo, non amante delle discussioni assolutamente, lui le evitava come la peste, nel modo più assoluto, però un uomo anche coraggioso, perché io ho avuto modo di conoscerlo, Silvano, anche dal vivo, un uomo che doveva dire una cosa, te la diceva, se naturalmente era una cosa che non animava discussioni, non offendeva, no, ma lui era un uomo coraggioso da questo punto di vista. Poi enormemente disponibile, mai invadente, mai invasivo, nel modo più assoluto. Quindi non sto descrivendo una persona ideale, io sto descrivendo un uomo per quello che era. Un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri e a Dio. Cioè, quelle di Silvano non erano chiacchiere come si usa fare oggi. Silvano queste cose le faceva quotidianamente, erano la sua vita, tutte queste cose. Che per noi magari... moderni e con una certa mentalità, per noi sono forse addirittura impensabili, ma questa era la vita di Silvano, quindi studioso, uomo di fede, insegnante, amico, divulgatore, impegno sociale, vita di obbedienza, questo era Silvano. Quindi io lo voglio ricordare così. Io stamattina ci sono rimasto male per i primi 5 minuti, ma poi ho detto lui non l'avrebbe vissuta così, lui l'avrebbe vissuta in un altro modo. Perché un uomo di grande fede, e come vive la morte? La vive come qualcosa di completamente diverso rispetto alla persona normale. È chiaro, probabilmente è un uomo che ha preparato quel momento per tutta la vita. Infatti lui diceva, ma l'uomo moderno non vuole parlare della morte, quando in realtà bisognerebbe parlare della morte. E capisci? Quindi io non l'ho vissuta, per i primi 5 minuti sì, anche perché non me l'aspettavo, me l'ha scritto Giulia. È stata Giulia a scrivermi queste cose. Ha detto probabilmente già lo sa, e io ho detto no, non lo so. E poi ti ho informato te, ho informato altri amici, ho provveduto a informare altri amici, ovviamente. Però da quel momento sì, io non l'ho vissuta più così. Io l'ho vissuta, a me mi è piaciuto ricordarlo durante la giornata. Quindi non sono allora, triste, non sono triste. No, da quel punto di vista so che lui è già nella gloria di Dio, neanche passa per... Una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla formazione dei giovani, alla retta via, non può che andare diretto, proprio treno diretto alle porte del paradiso. Su questo non ci sono dubbi. No, allora io a me mi vado a raccontare alcune cose. Ovviamente sottoscrivo tutto quello che hai detto tu. Un uomo straordinario. Allora, avevo appena fondato Accademia della Libertà insieme a Giorgio e altri, e in quel periodo io ero alla, tra virgolette, ricerca di qualcuno che mi indicasse la via. Ovviamente sta ricerca la facevo sia con persone reali ma anche su internet. Capitai su un sito che io confesso che non mi ricordo qual è, ma credo che sia signoraggio.it. Oddio, adesso non mi viene il nome, va bene, e c'era st'articolo e alla fine era Pascucci, perfetto, credo che sia quello di Pascucci, però lui scriveva su più siti, cioè, o perlomeno aveva amici come noi, gli mandava il classico articolo che lui ripuliva, ritoccava, nessuna parola era messa a caso. Poi sappiate che sapeva alla perfezione latino, greco, italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco. Cioè, era spagnolo non così, ma quelle altre lingue le conosce, ha tradotto Gesell dal tedesco, cioè, personaggio, lasciamo perdere. E culturalmente a me mi stracciava 20 volte, cioè stava proprio alto, eppure quando si poneva nei miei mi ascoltava, e cioè io la grandiosità di quest'uomo, nonostante dicessi sciocchezze alcune, altre invece mi rispondeva, c'era una certa dialettica, anzi devo dire che io ho trovato una persona che mi ha aperto tante porte, e qui c'è stata anche
c'è stato anche uno scontro, perché su certi punti non è che andavamo proprio d'accordo, però culturalmente mi stracciava 20 volte, 100 volte, non saprei neanche dire, cioè una persona di una ricchezza culturale che infinita. Da questo punto di vista è una grande perdita. Allora, dicevo, trovai questo articolo, alla fine visti, c'era scritto Silvano Borruso, c'aveva ancora l'email, quella della, non quella Gmail, ma l'altra, quella del, del, dell'istituto, e gli mandai questi email, dico, e parlava di signoraggio, di moneta, così, gli mandai. Dico, senta, ho letto il suo articolo, avrei qualche cosa da dirle, io, figurati se questo mi risponde. Invece mi rispose a tono, e lì praticamente cominciò una prima conoscenza via mail. Credo che era, ho visto adesso sulle mail, la, qual era la, la, ovviamente un po' le ho cancellate, qual era la più antica. Io la più antica che mi ritrovo, la più, diciamo, del passato che mi ritrovo, risale a un giugno 2012, ma credo che ci siamo conosciuti prima, perché in quella mail già parlavamo di cose abbastanza, insomma, pesanti. E cosa è successo? Poi un giorno lui mi disse, senti, passo a Roma, vuoi che ci incontriamo? Io ho detto, assolutamente sì. Vabbè, poi lì passo a Roma più volte, e tutte le volte che passavo a Roma ci siamo visti. E mi ricordo l'ultima volta che ci siamo visti, che io tra l'altro quella volta lui decisi di filmare tutta la giornata, che, perché siamo stati quasi 5-6 ore insieme, abbiamo anche mangiato, eccetera, eccetera, decisi di filmare quasi tutta la giornata. E giustamente lui all'inizio mi guarda, sai come faceva lui? Mi guarda, dice, ma stai filmando? E ho detto sì, e non ti va? No, no, va bene, andiamo. Così, con una serenità, no, mi avrebbe detto spegni, no? Invece io misi il telefono e filmai la parte in macchina, la parte che siamo stati al parco, la parte che siamo stati in chiesa. Ovviamente molti di questi pezzi poi io li montai e li misi in rete, chiusero il canale, purtroppo andarono via, ma quello era veramente un documento storico, spero di ritrovarlo. E fu bellissima. Dico solo questo e poi ti rilascio la parola, perché volevo anche entrare in qualche sua linea di pensiero, perché lui per esempio ci teneva molto alla questione della fede, ma ne parliamo tra un po'. E lui mi disse, mi ricordo quando lo riaccompagnai lì alla casa sulla Tiburtina, mi guardò profondamente negli occhi e mi disse, Giuseppe, credo che è l'ultima volta che ci vediamo. Dico, ma Silvano, che stai a dire? Ricordiamo che ha avuto pure un'operazione pesante, quindi ha avuto un decorso abbastanza impegnativo e sinceramente faceva più di quello che avrebbe potuto fare qualsiasi altro uomo, però era di una generosità mostruosa, di una generosità intellettuale mostruosa, sconfinata. Io, ripeto, ho perso un grande maestro, veramente ho perso un grande maestro. Ti ripasso la parola. Sì, beh, confermo, Silvano non aveva nessun imbarazzo davanti alla telecamera, perché quando a casa mia decidemmo di fare quella serie di 8 video, non ci fu nessuna difficoltà. Gli disse Silvano, decidiamo un po' di argomenti, però facciamo qualcosa di un po' approfondito, qualcosa di veramente, non badare al tempo, non ci interessa il tempo, chi vorrà vederli li vedrà, però facciamo qualcosa di approfondito. Lui disse va bene. Io ti filmo con la telecamera, va benissimo, va benissimo. Lui non aveva nessun imbarazzo davanti alla telecamera, assolutamente. Allora io tendo a parlare, ogni tanto interrompimi se non sono chiaro o per farmi delle altre domande, se no io sono capace di parlare per un'ora intera. Gli dissi va bene, io ogni tanto interloquisco, ti farò delle domande, ti chiederò dei chiarimenti, eccetera eccetera. Il bello è che lui poi non li voleva vedere tutti i video. Allora, una volta filmato, io gli dicevo, Silvano, adesso lo monto, però ti faccio vedere com'è venuto. Sì, 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 guarda un minuto, va bene, va bene, va bene. Non voleva vedere, fregava niente. No, gliene fregava più niente. Quello che gli interessava, quello che però gli interessava, questo dobbiamo dirlo, era che comunque o gli articoli o i video venissero pubblicati e divulgati. Perché lui diceva, a quante più gente li facciamo arrivare, meglio è. Arriviamo dove possiamo, però facciamolo arrivare a più persone.
Questo non vuol dire poi che tutta la gente sarà d'accordo, eccetera, ma noi facciamolo arrivare, perché lui amava proprio divulgare le cose. L'avrà fatto anche con te, a me mandava gli articoli, poi diceva: ma li stai mandando a qualcuno? E io dicevo: certo che li mando a qualcuno. Quindi lui era proprio, ci teneva proprio a divulgare le cose, era contentissimo di quei video. Poi è sempre così, finivamo, io gli facevo vedere, volevo fargli vedere un po' di più, lui un minuto e già, basta, va bene così, va bene. Perché? Perché sapeva esattamente quello che aveva detto ed era perfettamente sicuro delle sue conoscenze. C'era questa serenità nelle cose che faceva, che era veramente, a me sconvolgeva. Dico: Silvano, ma non puoi vederlo, magari in qualche punto dobbiamo tagliare una cosa che hai detto che non volevi dire. No, va bene così, va bene tutto. Quindi io non ho mai tagliato niente di Silvano, manco mezza parola, assolutamente. Ed è anche un piacere fare le cose in questo modo. Ed è un piacere perché tu, una volta filmato, devi solo cucire vari video, mettere dei titoli, eccetera, e poi li puoi pubblicare. E questo era un aspetto. Per quanto riguarda il resto, beh, non solamente un maestro, ma come lo è stato anche per me, su tantissime cose, mi ha aperto gli occhi su tantissime cose, proprio sugli argomenti che io non immaginavo nemmeno. Ma per esempio, quando parli di generosità, lui aveva fatto molto di povertà, ma a me ha regalato diversi libri. E io dicevo: Silvano, ma lascia stare, ma non ti preoccupare, non è il caso. No. Lui regalava dei libri, ma li regalava con una gentilezza che a me, proprio il modo in cui ti porgeva il libro, mi è rimasto molto impresso. Lui apriva e diceva: questo è per te, basta. Non è che diceva: ho scelto questo libro perché ho fatto questo libro, leggi, lo fai, assolutamente nulla. Diceva: questo è per te e basta. Non era in questi casi di molte parole. Allora, poi un uomo molto coraggioso, un uomo molto coraggioso e non amava la discussione. Potrei ricordare chissà quanti esempi di Silvano che rifugge qualsiasi discussione, cosa che non è nel mio carattere, per esempio. Io sono proprio una persona che ama la discussione, quindi ci siamo trovati insieme in qualche circostanza, lui semplicemente taceva, si alzava e magari andava a fare una passeggiata intorno al tavolo con delle persone, perché diceva: qua la cosa ha preso una piega che è inutile, che stiamo a perdere tempo. Si alzava, usciva, andava a fare una passeggiata e poi tornava. Se vedeva che la discussione ancora continuava su percorsi inutili, non animata da me, ma anche da altri, e usciva di nuovo, cioè lui diceva: no, queste cose qua non vale la pena, cioè, capito? Non voleva imporre le sue cose, né amava le discussioni, le allora faceva devo, devo raccontare un aneddoto perché merita. Allora, non l'ultima volta, ma credo la penultima o terz'ultima volta che venne a Roma, io tentai l'impossibile, no? Far incontrare il diavolo dell'acqua santa, ovvero Giorgio Vitali con Silvano. E invece devo dire che ci avevo preso quella volta, signori. Tra l'altro lo portai a casa di Giorgio Vitali, siamo stati forse 3-4 ore, adesso non mi ricordo. Non ho filmato tutto, mannaggia a me, ho filmato solo qualche parte, ma vi assicuro che c'era un Giorgio Vitali che non avete mai visto e un Silvano Borruso che non avete mai visto, perché tutti e due poi facevano una gara a entrare nel territorio culturale dell'altro, ma essendo due titani, cioè quello gli voleva parlare di Cristo a Silvano e Silvano gli voleva parlare ho assistito a delle scene, signori, che voi non immaginate. E fu quella volta in cui Silvano, perché poi parlammo di tutto, quando si incontrano due personaggi di sto livello, figuratevi che esce fuori. Fu quella volta in cui Silvano Borruso disse che Hitler per un anno della sua vita non si sapeva che cosa aveva fatto, forse questo video è ancora acceso da qualche parte, in rete, e che sembrerebbe che sia stato formato addirittura in certe scuole in Inghilterra. Poi su lui questa storia la riprese più volte, mi sembra. Me lo ricordo quel video, me lo ricordo. Mi sa che la visse pure. Sì, quella fu una delle poche parti che filmai, tutto il resto purtroppo, ahimè, non l'ho filmato. Vabbè, è andata così. Anche perché, ripeto, io non sapevo l'esito
di quella, invece fu straordinario, vi posso assicurare che fu straordinario. E lì conobbi un Silvano che non era come all'apparenza poteva sembrare, come posso dire, ipercattolico o ortodosso, cioè aveva, spaziava in una cultura anche al di fuori, cioè quell'argomento del cristianesimo e cattolicesimo che lo conosceva alla straperfezione, ma spaziava pure in altri territori che uno non avrebbe mai immaginato, sul piano esoterico, sul piano, vabbè, a parte che i video che ha fatto anche con noi, insomma, mi ha dato modo, no? Certe volte bisognava riprenderlo e riportarlo sull'argomento, perché apriva talmente tante parentesi, talmente tante storie, talmente tante aneddoti, perché giustamente avendo una conoscenza infinita, magari lui stesso si perdeva, ma non per volontà sua, perché veramente lui aveva questa conoscenza e un discorso lo portava dietro l'altro. Invece rispondo a un amico, a uno che ha fatto il discorso degli articoli. Allora, io ne ho un bel po', Elia credo che ne abbia un bel po', se non gli stessi o qualche cosa di diverso, comunque poi ce li scambiamo, non subito, ma magari fra 2, 3, 4 mesi, anche perché lui quello che voleva era la diffusione, quindi non faremo nessun torto se facciamo un bel, non chiamiamolo libro, però diciamo un pamphlet dove li raccogliamo tutti, gli diamo un minimo di organizzazione, un indice, e niente, lo metteremo a disposizione poi di chi ce lo chiederà, perché lui questo voleva, e a cominciare, esatto, del discorso delle rotaie, della locomotiva, di tutti gli articoli, uno più bello dell'altro, insomma. L'ultimo credo che me l'abbia mandato del comando unico, sì, che io condivido assolutamente. E quindi niente, faremo questa raccolta e in qualche maniera la rimetteremo a disposizione. Io la pubblicherò su accademia.edu, però la faremo girare anche a chiunque ci dà l'email, la manderemo. Questo è il minimo che possiamo fare. Poi lui stava lavorando ad altri due libri e io cercherò di parlare con il suo amico e vedo se riesco a recuperarlo, perché lui cercava un editore, però purtroppo questo editore si sono rivelati tutti fasulli, insomma fasulli. Lui era molto pratico su certe cose, lo dice sì o no, non pensava di aspettare tempo, quindi c'era questo bellissimo libro che aveva tradotto, Scienza e Senso Comune di Thompson, e lo voleva editare in italiano, però niente, non c'è riuscito. Ora devo parlare col suo amico, vediamo se riusciamo a recuperarlo, il lavoro che ha fatto, e vabbè, vedremo, insomma. Mi piacerebbe veramente recuperarlo questo libro. Poi io gli avevo mannaggia, ci penso, mi viene la rabbia, l'avevo quasi convinto a tradurre il suo libro The Art of Thinking, l'arte del pensare, del pensiero, che però lui ha fatto solo in inglese. Si era quasi convinto, non so se ci aveva cominciato a lavorare a riscriverlo in italiano. No, lui diceva: io ci lavoro se c'è l'editore, se no è inutile che ci lavori. Se c'è esatto, l'editore. Questa era la frase che aveva detto anche a me: ci lavoro se c'è l'editore, se no è inutile che ci lavoro. Quindi... E purtroppo l'editore, ultimamente gli editori seri non esistono più, esistono solo. Solo va bene. No, io vorrei ricordare che le scintille di Silvano non erano solo o furono solo con Giorgio Vitali, ma mi ricordo all'interno del gruppo, che prima viaggiavamo con mail, naturalmente c'era il gruppo, sì, delle mail, infatti ci fu, era anche, c'era un Google Group, una delle, sì, grandi scintille anche con Silvano Frigiola, te li ricordi? Savino Frigiola, andato, anche lui è andato altro... in gloria. Ecco, perché Silvano era un profondo conoscitore della materia, Frigiola era un conoscitore della materia, della moneta, anche lui, ma ogni tanto c'erano delle scintille, perché Silvano la vedeva in un modo e Frigiola la vedeva in un altro. Io queste mail me le ricordo praticamente come se le leggessi adesso. C'era, prima che uscisse WhatsApp, no? Forse esatto, gli amici non si ricordano, andavano di moda i Google Group. Esatto. Tra l'altro il Google Group d'Accademia c'è ancora, ma è quasi morto.
Praticamente le chat che si facevano su WhatsApp si facevano dentro il gruppo, però erano un po' più profonde, ci giravano articoli, giravano libri, giravano dossier, discussioni anche animate, eccetera, eccetera. Si parlava di argomenti di cui oggi non si parla più. Di cui oggi non si parla più. Ti ricordi? Però, lasciamo perdere. Va bene, va bene, va bene. Niente, io... Beh, ma in quelle mail, parte di quel gruppo, c'erano dei giganti veramente. Me ne ricordo qualcuno, adesso non voglio fare i nomi, non è il caso, però ogni tanto venivano fuori veramente delle scintille, perché erano scontri veramente tra titani. Poi piano piano, insomma, la cosa andò a scemare, perché per tante ragioni, ma per anni è stata molto attiva quel gruppo, veramente attivo, dal 2012 a, boh, non mi ricordo, almeno 6-7 anni era attivissimo, fu attivissimo anzi. C'erano anche dei personaggi femminili abbastanza di carattere forte, ti ricordi, Giuseppe? Le mie scintille anche con un personaggio femminile veramente incredibile, me le ricordo ancora. Ma era... erano altri tempi, era... però il livello era molto alto. Questo ce lo dobbiamo dire. Era un'accademia e quindi io cercavo sempre di inserire personaggi. Alcuni poi, come si dice, interloquivano raramente, però quelle volte che interloquivano menavano. Esatto. Vabbè, poi abbiamo avuto anche qualcuno, insomma, che non è che meritava così tanto. Mi ricordo qualcuno che poi era uscito e ha cominciato ad accusare, ti ricordi? Devi mettere in conto tutto, certo, devi mettere in conto. Certo, purtroppo certo. Quando fai un'accademia devi sapere che lo scontro tra idee diverse, ma adesso io non è che voglio fare il puritano, l'ho detto anche all'inizio della trasmissione, io non è che andassi d'accordo al 100% con Silvano Borruso su tutto, anzi, diciamo che gli argomenti che ci dividevano, non dico che erano tanti, ma ce n'erano, e abbiamo dibattuto per parecchie ore, per parecchie mail, addirittura avevamo cominciato a scrivere un libro insieme e poi l'abbiamo abbandonato per colpa mia, non per colpa sua. No, ma stavano insieme personaggi con cultura e convinzioni completamente diverse. Tu immagina un Arpino, te lo ricordi Arpino? E Paolo Silvano Arpini. Paolo Arpino, esatto, che aveva un blog che andava per la maggiore al tempo, ce l'ha ancora. Quindi un Arpino e un Silvano, cioè siamo quasi agli opposti per quanto riguarda credenze, convinzioni, eccetera eccetera. Verissimo. Eppure in quel gruppo c'erano persone così diverse, ogni tanto venivano fuori delle belle scintille che davano una scossa di energia a tutti quanti. Però poi immancabilmente è stata una grande palestra, insomma. Certo, certo. Tra l'altro insomma, c'è stato Giorgio, c'è stato tu, c'è stato lui, c'è stato Savino, Pantano che però riceveva, scriveva pochissimo, Bucciarelli. Su quota 90 tra Silvano e Pantano non c'è stato mai modo di continuare. Naturalmente io la vedo come Silvano, non come Pantano, questo va precisato. Su quota 90. Ma io su quota 90 non la vedo né come Silvano né come Pantano. La varietà di opinioni. Poi. Ma voglio dire, dal punto di vista di Pantano lui c'ha le sue ragioni. Dal punto di vista di Silvano c'ha le sue ragioni pure Silvano. Beh, ma indubbio che quota 90 fu un massacro per l'impresa italiana, questo va detto. Cosa che non si vuole riconoscere. Comunque, vabbè, non apriamo adesso io e te la discussione, se no torniamo ai vecchi tempi di accademia. Comunque, lasciamo stare. Comunque sì, fu una bella palestra e ricordiamo che anche Silvano Borruso fu all'interno di quella palestra e dette il suo grande contributo. Anzi, mi hai ricordato, insomma, che quello fu veramente un lavoro, una bella palestra. Insomma, in cui poi c'era una signora molto argomenti, poi c'era una signora molto brava. Ti ricordo, si chiamava Cristina, signora molto brava.
La ragazza poi io c'era di Milano, no, esatto. Non ho più. Sì, anch'io ho perso i contatti. Di donne intellettuali ce ne sono state almeno due o tre. E mi dispiace averle perse, anche perché poi sembra che l'intellettualità sia solo patrimonio degli uomini, invece non è vero niente. Ci sono certe donne che hanno un'intelligenza raffinata più della nostra, insomma, e magari non hanno il nostro stesso modo di la nostra stessa frequenza, allora bisogna cercare di trovare un linguaggio comune. Però mi ricordo c'era lei, non le voglio nominare, però ce n'erano almeno altre due o tre di altissimo livello. Anche loro, tra l'altro, opposte, chi era atea completamente, chi era cristianissima. Però la bellezza, vedi, Elia, secondo me era proprio quella, avere personaggi del calibro di Silvano, questa trasmissione dedicata a lui, Borruso, e dei personaggi anche del calibro di Giorgio. Giorgio, attenzione, non è ateo, ha una sua spiritualità, una sua credenza, ma non è ateo. Anche perché poi l'ateismo... L'ateismo è una religione, che significa? Va bene, io credo che abbiamo detto tutto. Oppure voi... No, volevo solo dire, qualcuno chiede quando è morto Silvano, il primo gennaio. Ha visto l'alba del 22 gennaio, poi ci ha lasciato. Io cercherò modo di prendere qualche altra notizia, ma tanto è inutile, lui adesso sta nel regno di Dio e quindi non mi rimane solo che ringraziarlo pubblicamente per le ore di discussione che ci abbiamo fatto in persona, video, le email, gli articoli che ci ha dato con grande generosità. Oggi non è facile trovare e comunque una promessa, la grande umiltà di quest'uomo. Io questo, guardate, la cosa che mi fa più impazzire di una persona come lui è che aveva un'umiltà, cioè ti ascoltava nonostante, ripeto, era 10 piani sopra di me come minimo, eppure ti ascoltava, ti dico, con umiltà ti portava, come si dice, se non capivi una cosa oppure facevi una domanda stupida tra virgolette, ti portava piano piano, ti portava nella direzione giusta. Poi su certe cose non c'è riuscito a portarmi, questo è un altro discorso, purtroppo no, per colpa mia, ma voglio dire, anche perché poi con lui mi sono confidato sul mio passato, sulla mia storia, quindi lo aveva capito, insomma, tante cose. Vabbè, per me una grande perdita, per il regno di Dio una grande vittoria. Vabbè, Maria Aurelio chiede quanti anni aveva, 86. Va bene. Vabbè, Giuseppe, noi abbiamo fatto una promessa e dobbiamo mantenerla assolutamente. Abbiamo promesso che metteremo insieme gli articoli di Silvano, gli diamo una struttura, gli diamo la confezione di un libro, anche se verrà distribuito naturalmente gratuitamente a chi lo chiederà, ma lo metteremo poi da qualche parte per divulgare, perché questo era il suo desiderio. Faceva ore e ore di lavoro pur di far arrivare certe informazioni alle persone, quindi noi rispettiamo questa sua volontà, ci mettiamo anche il nostro impegno e promettiamo a tutti che pubblicheremo tutti questi articoli di Silvano, perché vale veramente la pena. Inoltre Silvano si legge con gran piacere, perché ha un modo di scrivere che proprio invoglia la lettura. Non è pesante Silvano nei suoi scritti, assolutamente, anzi anche ironico, perché Silvano, un'altra cosa che non abbiamo detto, era dotato di grandissima ironia, proprio grandissima, che traspare anche dai suoi scritti, non solamente solamente nei video, oppure chi ha avuto la fortuna di conoscerlo come me dal vivo, perché era molto molto ironico, ma traspare anche dai suoi scritti. Silvano scriveva veramente molto bene, molto bene, aveva tutto un suo stile particolare, curava anche la più piccola metafora, dava una struttura particolare agli articoli, secondo un livello graduale, spesso partiva dalle definizioni, che è la cosa più giusta che si deve fare, se no di chi stiamo parlando? Insomma, Silvano è uno che sapeva scrivere molto bene. E non solo in italiano, anche in inglese scriveva. Esatto.
Beh, ma era stato anche, lui era stato corrispondente anche di qualche agenzia di stampa, è un uomo che ha tradotto tantissimi libri, cioè era un uomo di grande cultura, era un grande studioso, insomma, non era, e poi un uomo che si impegnava tantissimo. Silvano si impegnava tantissimo, perché ricordiamo che tutte queste cose le faceva nei ritagli di tempo che aveva rispetto alla missione della sua vita, che era appunto quella di dedicarla a Dio, agli altri, eccetera, come abbiamo detto prima. Quindi va apprezzato ancora di più. Va bene, va bene. Allora vedremo se nei prossimi... Allora, intanto questo libro lo faccio adesso io, guardo nel blog tutti quelli che trovo. Più c'ho una cartella sul mio computer di Silvano, vedo tutto quello che trovo e niente. Secondo me 20, forse anche 30 articoli ci sono, se partiamo da quelli del 2012 in poi. Sì, tra i 20 e i 30 sicuramente, quindi verrà un bel volume. Una decina ce li ho sicuri, però se vado indietro nel blog, nelle mail, troverò sicuramente qualche cosa. No, ma anch'io li ho archiviati su un hard disk esterno, quindi ne ho tanti. Sì, verrà proprio un bel volume da conservare, proprio bello. Ah, poi, con tanti argomenti, approfonditi tra l'altro. Possiamo pure tranquillamente mettergli il logo di Accademia della Libertà, anche perché lui si sentiva... Ecco, una cosa che mi fa impazzire è che io ho detto: guarda, che noi siamo un blog, siamo un'accademia della libertà, trattiamo questi argomenti, non c'è problema. Dice: perché si divulghi? Cioè, era da un'apertura, no? Altri avrebbero fatto: no, ma chi c'è, ma che cosa dicono, non gliene fregava niente. Poi, purché passava il suo messaggio, che tra parentesi è un grande messaggio, no? Era contentissimo quando si andava su, insomma, sul nostro canale. E questo, insomma, qualche volta mi voleva la prova che avessi pubblicato sul blog, allora prendevo il link e glielo mandavo, dico: guarda che sta già sul blog. Sì, lo faceva anche con me, mi diceva: allora l'hai pubblicato? L'hai fatto arrivare? Dicevo sì. Ma no, era proprio, ci teneva tantissimo la divulgazione, ma non per egocentrismo. Non gliene fregava niente dell'egocentrismo. A lui interessava che le informazioni, quelle che lui tirava fuori, arrivassero a più persone. Questo era il suo desiderio. Comunque, ci sono dei libri, per chi vuole, se li può ancora comprare, tanto a noi non ci viene niente, ma se li merita. Alcuni sono in inglese, ce n'è alcuni in italiano, ce n'è uno in italiano che è pubblicato da Magre Edizioni. Tra l'altro l'ho comprato, l'ho letto, e a che fare con... Oddio, non mi viene il titolo, questa è una brutta figura che faccio, però la prossima volta, anzi, vedremo se addirittura se nel libro che scriveremo, questa raccolta, faremo pure una bella bibliografia, almeno vediamo se riusciamo a tirare giù anche una sua... E ci permetteremo di fare anche un paio di prefazioni. Quella sarà un po' più difficile, però sì, cercheremo di farla. Oddio, come si intitola? Cerco di trovarlo subito. In settimana proveremo a fare qualche... Ah, tra l'altro avevo pure dei libri da mandargli e da prendere da lui. Sono rimasti lì, porca miseria. La battaglia per un altro grano, no, questo è il suo, vediamo un po', Scienza e senso comune, The Art of Thinking, Le idee hanno conseguenze. E questo è già tradotto, Filosofia solo quello già è un volume straordinario, Le idee hanno conseguenze. Questo qui è, vabbè, questa è la traduzione di Gezelle, niente, non mi viene quel libro suo, però ce l'ho, va bene. mia grandissima colpa. Detto questo, signori, noi comunque si va avanti. Un altro che aveva tradotto che vale la pena sicuramente leggere, io l'avevo trovato straordinario, era Governo e Stato, dove precisa questa enorme differenza, un libro veramente straordinario, l'aveva tradotto, non era lui l'autore, ma è veramente un libro straordinario, come Le idee hanno conseguenze
un altro libro straordinario che va tradotto Silvano. Ma probabilmente c'è. Dimmi. Sì, prego. No, ti dicevo, io non sono, a parte i 5 minuti, 10 minuti stamattina, ma io non sono per niente triste, assolutamente. Anzi, guarda. La saga di Mammona, quello è il classico di Silvano. Pensavo ti riferissi a qualche altro libro. No, dicevo, ma ne ha scritti talmente tanti. A parte la notizia iniziale stamattina, poi no, io veramente una grande serenità. Proprio mi sono ricordato tanti momenti, tante cose, ho tantissimi ricordi, ma proprio tanti. E quindi assolutamente, io sono molto, molto sereno, molto tranquillo. Mi sono stupito di me stesso, perché solitamente certi avvenimenti li vivo molto intensamente, anche in senso negativo. Stavolta invece no. No, ma condivido con te. Anch'io mi ricordo sta bellissima giornata che passammo insieme e che mi venne idea di filmarla tutta, insomma. Fu una bella veramente esperienza. Quando andammo a mangiare, ovviamente quando abbiamo mangiato non ho filmato, però mi sarebbe piaciuto filmare anche. Poi abbiamo continuato anche la discussione mentre mangiavamo. E niente, straordinario. Comunque mi ricordo quel filmato che dici tu, credo che fosse stato girato all'aperto in una specie di pergolato. In un parco, siamo andati in un parco. Me lo ricordo, me lo ricordo. E tra l'altro alcuni pezzi li ho dovuti tagliare perché abbiamo cominciato a parlare di cose. di cose che non si poteva parlare. Ma è bello perché con lui, cioè, non è che dici no, questo argomento non lo so. No, andava avanti. Ti innescava, capito? Questo, da questo punto di vista, veramente, questo mi mancherà, perché... No, anch'io ho un video con lui che non ho mai pubblicato, fatto a casa mia una sera, dopo cena, mentre si parlava, gli disse sì, va, scendiamo, poi quello che si può salvare si salva. Alla fine, durata un'oretta, mi resi conto che non si poteva salvare nemmeno un minuto. Perché gli argomenti allora ti dico pure erano troppo spinti, lui non se ne ricordava nemmeno. Poi quando tornò in Kenya mi disse: ma quel video fatto dopo cena, si va, dimenticalo, quello è impubblicabile proprio. Ma sì, ma infatti a un certo punto, tra l'altro, molti se ne accorsero di quel video fatto nel parco, e pure tu te ne sei accorto, quel video fatto in un parco, a un certo punto c'è un taglio secco, che, tipo che una frase è proprio tagliata, dico, non si poteva fare altrimenti. Va bene, dai, grande. Allora, niente, ci prendiamo il suo esempio, il suo esempio è avere fede, avere costanza, avere coraggio e studiare sempre. E avere disciplina. Era proprio... Lui era un amante della disciplina, un grande amante. L'educazione passa solo per la disciplina. Esatto. Comunque, grazie Silvano, grazie di tutto. Grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato. Per chi vuole, faccia una preghiera, sebbene credo che lui sia già sia a parlare col Padre Eterno a discutere. quindi, niente, una preghiera per lui. E anche una preghiera per noi che dobbiamo affrontare questo 2002, ma di questo argomento ne parleremo la prossima puntata, forse mercoledì. C'è molto da dire su questo argomento. Allora, molto da dire. Io sono in ferie forzate a casa, quindi poi vi dirò anche il motivo, eccetera, eccetera. Quindi io rientro a lavorare il 10, sono in campagna. Quindi domani sera, se tutto va bene e la connessione regge, ci facciamo quella strana trasmissione con Fetonte. Però mercoledì, se Elia tu sei disponibile, ovviamente ci riaggiorniamo. Potremmo farla sempre a quest'ora, 9:15, 9:30, e trattiamo di qualche argomento, insomma, cogente. Va bene, l'importante è che non facciamo un'ora e mezza, magari stiamo più stretti, va bene. No, mezz'oretta, anzi. Quindi, stasera volevamo fare 20 minuti, abbiamo fatto 45 minuti, insomma. Però Silvano, insomma, se lo stramerita. Quindi buonanotte a tutti, una preghiera e in alto i cuori, insomma. Grazie a tutte e grazie a Silvano.